39 Natale. Attraverso Pietro Ubaldi, messaggio nella notte di Natale del 1931. Nel silenzio della notte sacra ascoltami. Lascia ogni sapere, i ricordi te stesso. Tutto dimentica, abbandonati alla mia voce, inerte, vuoto, nel nulla, nel silenzio il più completo dello spazio e del tempo. In questo vuoto odi la mia voce che dice: sorgi e parla, sono io. Esulta della mia presenza, essa è gran cosa per te, è un gran premio che hai duramente meritato, è quel segno che tanto hai invocato di quel più grande mondo nel quale io vivo e in cui tu hai creduto. Non domandare il mio nome, non cercare di individuarmi, non potresti, nessuno potrebbe, non tentare inutili ipotesi, tu mi conosci lo stesso. La mia voce, così dolce per te, così amica per tutti i piccoli che soffrono nell'ombra, sa essere anche tremenda e tuonante, come mai tu mi sentisti. Non ti preoccupare, scrivi. La mia parola va diritta nel profondo della coscienza e tocca l'anima di chi ascolta, sul vivo. Sarà udita solo da chi si è reso capace di udirla. Per gli altri andrà perduta nel vociare immenso di tutti. Non importa, deve essere detta. Io parlo oggi a tutti i giusti della terra e li chiamo tutti da tutte le parti del mondo perché riuniscano le loro aspirazioni e preghiere e ne facciano un fascio che salga verso il cielo. Nessuna barriera di religione, di nazione o di razza li divida, perché presto una sola sarà la divisione tra gli uomini, quella del giusto e dell'ingiusto. La divisione è nell'intimo della coscienza e non nella vostra esteriorità visibile. Tutti quelli che sinceramente vogliono possono comprendere e ciascuno da solo, senza che il vicino possa vedere, saprà chi è. La mia parola è universale, ma è anche appello intimo, personale, ad ognuno. Molti la riconosceranno. Un gran rivolgimento si approssima nella vita del mondo. Questa mia è una voce, ma ne saliranno presto sempre più forti e fitte da tutte le parti del mondo, perché il consiglio non sia mancato a nessuno. Non temere, scrivi, guarda.